Oggi vediamo un esercizio con i puntatori, quindi realizzeremo un semplicissimo sistema, uno stack, una pila, cioè un deposito di informazioni dove vado a depositarle una dopo l'altra, le metto in pila appunto, e quindi l'ultima che deposito è la prima che posso prendere, perché sarebbe quella in cima. Vediamo come gestirlo con dei puntatori che vanno a puntare due aree di questa zona di memoria. Iniziamo subito. Lo stack è una pila, cioè un cumulo di oggetti, non so se avete presente, non so, dei post-it o altre cose che siete abituati a mettere sulla scrivania, e cosa fate? Iniziate a appiccicarli magari una sopra l'altra, quindi queste vanno a creare tanti strati con le informazioni. L'ultimo è il più recente, quindi voi potete mettere varie informazioni dentro il vostro stack, la vostra pila, quindi questa qua è la pila, e ovviamente il più nuovo sarà sempre quello più in cima. Vediamo come gestirlo con dei puntatori. Nel vostro ambiente di sviluppo preferito create un progetto in C. Ma cerchiamo di dare una struttura al tutto. Utilizzeremo un ciclo che tiene, diciamo, il programma attivo. Questo ciclo lo possiamo realizzare con una do while. Facciamo do while. E ora ci preoccuperemo di mettere dentro del codice. In questa do while chiederò un valore al nostro utilizzatore, quindi mi serve una variabile v che inizialmente mettiamo uguale a 0. Dentro il nostro ciclo, subito dopo il do, chiederò con scanf all'utilizzatore di fornire un valore che sarà trasformato in numerico con %d. Quindi scanf prende %d e la variabile v che dobbiamo passare per indirizzo, perché deve scriverci dentro, quindi end v, quindi l'indirizzo di v è un passaggio per indirizzo del parametro. In questo modo il parametro che noi forniremo da tastiera finirà dentro la variabile. Magari mettiamo una printf che dice val due punti, può scrivere magari metti un parametro, metti un valore, quello che volete voi. Poi subito di seguito possiamo stampare con un'altra printf un messaggio per dire che abbiamo ricevuto effettivamente un valore, quindi se non abbiamo mai usato scanf. Quindi metteremo ricevuto, oppure facciamo v due punti, facciamo ricevuto due punti, metto %d, andiamo a capo, slash n, probabilmente potrebbe far comodo anche andare a capo qua, e gli mettiamo virgola, mettiamo il valore v. Prima di proseguire sistemiamo anche il while, perché non abbiamo una condizione di termine. Andiamo avanti a ripetere il tutto finché v è diverso da meno 1. Quindi v diverso meno 1, quando metterò meno 1 il programma terminerà. Quindi v diverso da meno 1. Allora, compiliamolo e proviamo a eseguirlo una prima volta. Vedete che val è lì in attesa, se io metto 1, stampa ricevuto 1 e poi mi chiede di nuovo il valore. Metto meno 1, faccio invio, ricevuto meno 1, ovviamente ora sarà terminato. Se volete aver conferma del fatto che il programma è terminato, si può mettere di solito una printf. Quindi qua, prima di fare il return 0, mettiamo una printf dove scriviamo fine o end. Siamo sicuri così che termina. Allora, compiliamo, facciamo partire di nuovo, mettiamo subito meno 1, invio, vedete, end, e quindi il programma è terminato. Ok, ora abbiamo questo valore, devo decidere di aggiungerlo al nostro stack che implementeremo con dei puntatori. Non abbiamo ancora creato nessuna struttura, quindi stiamo ragionando ad alto livello. Quindi dopo aver ricevuto il valore, decido che se questo valore v è maggiore di 0, allora lo vado ad aggiungere allo stack. Altrimenti, se il valore vuol dire che è uguale a 0, perché altrimenti se fosse minore o pari a meno 1 uscirei. Quindi qua potremmo mettere se è minore di 0 mi fa uscire, ok? Se volete generalizzare. Quindi qua nell'else invece estraggo l'ultimo valore che c'è in cima al nostro stack. Quindi qua facciamo estraggo ultimo valore, questo si chiama anche fare il pop, viene chiamato così in inglese. Quando v è maggiore di 0 invece aggiungo v e qui facciamo il cosiddetto push. Andiamo a implementarle.
Quindi qui metteremo magari una printf, faccio print f, mettiamo aggiungo allo stack slash n, mettiamo la nostra funzione a cui passiamo v, glielo passo come valore semplice. Invece quando estraviamo cosa succede? Chiamerò la nostra pop e questa mi ritorna un valore, chiamo ext che sta per estratto, faccio pop senza parametri e poi stampo, copiamo questa printf, lo metto qui sotto, qui mettiamo estratto per %d e qui mettiamo ext. Dobbiamo definire push e pop, le possiamo dichiarare qua in cima, altrimenti poi nella compilazione avremo un errore. Abbiamo quindi una void push int n e abbiamo una int pop. Queste sono le due funzioni che poi andremo a definire. Dove memorizziamo i dati? Mi serve lo stack. Creo un array int stack. Creiamo un array con 10 posizioni per farlo semplice. E poi ci serviranno dei puntatori. Inizio già a crearli. Chiamo uno top, quindi int per cento top perché punta all'array che è fatto di interi. E poi ci servirà un altro puntatore di servizio per cento più 1. Adesso andremo a vedere poi come utilizzarli. Mi copio le due funzioni, andiamo in fondo qua. Qui adesso le implementiamo, quindi tolgo il punto e virgola, metto una coppia di graffe. 1, questa è l'altra funzione, via il punto e virgola. Mettiamo le graffe, questa avrà una return obbligatoriamente. Ma iniziamo con l'aggiunta. Quindi abbiamo qua due puntatori che non abbiamo ancora inizializzato. Dove punteranno? Li faccio puntare tutti e due all'inizio dello stack. Quindi punteranno esattamente tutti e due più 1 a stack e lo stesso anche per top. Top uguale stack. Ora, cosa facciamo qui nella nostra prima funzione? Quella per aggiungere. Ora, top lo tengo fermo, punta alla testa, mentre più 1, man mano che aggiungo elementi, si muoverà. Come faccio ad aggiungere un elemento? Per aggiungere, se qui mi passano l'n, per aggiungerlo farò asterisco più 1, cioè il valore puntato da più 1 sarà uguale a proprio n che mi passano. E dopo averlo aggiunto dovrò spostare più 1 nella posizione successiva. Quindi se questo qui è il nostro stack, faccio solo 3 o 4 caselle, abbiamo più 1, il nostro primo puntatore che punta qua, alla prima casellina, e abbiamo anche il famoso top, l'altro puntatore, che anche lui punta a questa casellina. Quando aggiungo il primo elemento, l'elemento v, dopo mi devo ricordare di spostare più 1 che non punterà più qui, ma lo faremo puntare, lo faccio in giallo, lo faccio puntare sulla seconda casella. Dovremo poi controllare i due puntatori per capire un po' a che punto siamo nell'aggiungere componenti. Quindi qua faremo p1 più più, questo mi sposta il puntatore. Però devo stare attento perché cosa succede quando esagero? Cosa vuol dire che esagero? Che supero la capienza del nostro stack, dovrò dare un messaggio. Supero la capienza quando più 1 sarà uguale a top che all'inizio più 10. Quindi facciamo così. If più 1 uguale uguale top più 10, allora do un errore. Altrimenti possiamo aggiungere l'elemento e incrementare il puntatore. Quindi questo lo sistemiamo così e qui il messaggio posso darlo con una printf. Mettiamo superata la capienza. Potrei magari decidere di far proprio terminare il programma. Quindi come faccio a far terminare il programma? Basta mettere, diciamo, exit meno 1 mi fa uscire in modo brutto, ok? Interrompe l'esecuzione del nostro eseguibile e mi sbatte fuori con un errore. Potrebbe essere fin troppo esagerato, però così ci accorgiamo che usciamo. Qui questa è la prima parte, potremmo anche provarla. Salvo, compilo ed eseguo. Ci chiede un valore, mettiamo 1. Ok, siamo usciti perché ho commesso un errore. La condizione del while, qui dobbiamo mettere maggiore di 0 perché altrimenti usciamo. Quindi salvo, compilo e rieseguo.
iniziamo a mettere 1, ok, siamo all'interno, 1, 2, 1, 1, 1, 1, vado avanti, a un certo punto arriveremo in fondo, eccolo qua, siamo arrivati in fondo, il programma termina sbattendomi fuori. Proviamo ora a scrivere l'altra funzione, la pop, dovrà restituire qualcosa, quindi anche qui devo controllare come sono messi i nostri puntatori. Intanto ci serve una variabile, int n uguale a 0, che è quella in cui metto il risultato che poi restituiremo qui di seguito. Faccio return n. Quando devo restituire qualcosa, cosa devo fare? Devo spostare indietro P1, quindi faremo P1 meno meno, perché ogni volta che aggiungo lo sposto avanti col P++. Se io voglio restituire l'ultimo elemento, devo andare indietro di un passo, quindi P1 meno meno, e poi n sarà uguale a asterisco P1, quindi il valore puntato da P1. Devo controllare però quando sono dall'estremità opposta, quindi se P1 è uguale a top vuol dire che sono all'inizio e lo stack è vuoto. Allora in modo analogo facciamo if P1 uguale uguale top vuol dire che siamo all'inizio e il nostro stack è vuoto, mettiamo un messaggio, scrivo qui stack vuoto e posso restituire n uguale meno 1. In modo che mi faccia terminare, potevamo forse far così anche prima, comunque aggiungiamo un else, perché altrimenti se lo stack non è vuoto recupero l'elemento con il puntatore e lo restituisco. Prima di provarlo qua mi sono accorto di un piccolo altro errore. Qua nel nostro while abbiamo messo v maggiore di 0, ma per restare all'interno dobbiamo mettere maggiore o uguale 0, ok? Perché altrimenti quando estraiamo l'elemento che io passo 0 mi fa terminare. Quindi correggiamo questo, proviamo il programma. Quindi compilo, eseguo. Allora aggiungo un valore, 1, 2, 3. Premo 0, lo estrae, ok? Estrae l'ultimo, premo 0 di nuovo, siamo sul 2, 0 ancora, siamo sull'1. Se faccio un'altra volta mi dice stack vuoto e mi dà estratto meno 1, come per dire che non ha estratto nulla. Se do meno 1 invece termina proprio, difatti esce end. Bene, ho fatto un po' di pasticci, però spero sia chiaro. Eventualmente provate a rifarlo. Se volete esercitarvi, magari provate a mettervi alla prova con qualche altro elemento, per esempio una coda. È una struttura in cui potete inserire dei dati, ma quelli che prendete sono quelli più vecchi, come se fosse un tubo. Chiaro che pile, quindi stack, code e altre cose del genere hanno già sicuramente delle librerie o delle implementazioni nei linguaggi più famosi. Perché farle così? Perché sono un esercizio di programmazione per metterci un po' alla prova. Bene, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani. Ciao!